Qui abbiamo il Lurex, ci può spiegare nello specifico che cos'è? Ovviamente il Lurex è una pellicola fatta di poliester, film, tinta d'argento, oro e tutte queste cose qui, da abbinare ai vari tipi di filati, dal cotone al nylon, al poliester, al cashmere volendo, a tutto. Appuntamento alla Fortezza d'Abbasso a Firenze per l'85esima edizione di Pitti Filati, l'esposizione internazionale numero uno del settore per maglieria. I dati mostrano un Made in Italy in crescita, sono 134 i marchi in esposizione e tante novità come i filati dal colore fluo. Non abbiamo fatto altro che realizzare alcuni fili che caratterizzano la collezione di Linea Più in fluo. I colori che si prestano di più, dove è più evidente questo trattamento fluo, sono il giallo, come vede qua, e il verde, e poi ci sono degli interventi invece su basi di fili normali, fatti poi un intervento dove viene fuori il colore col fluo. È una colorazione che può essere applicata a diversi tipi di tessuti? Sì, sì, a diversi tipi di filati o anche dei tessuti. Il fluo è un finissaggio, insomma è un colore particolare che con le luci adeguate risalta molto. Insomma. E poi ci sono dei giovani creativi, a che cosa si è ispirato per la sua collezione? Allora, nel mio progetto sempre ci sono tre temi che si incrociano sempre in ogni collezione, di cui una è la geometria, l'altra è l'etnico. In questo progetto di preciso l'etnico l'ho preso una parte della cultura armena e poi ci sono i personaggi che li ho creati proprio per questo progetto, che sono 9. È difficile oggi inserirsi in questo settore? Sì, abbastanza. Secondo me, non avendo uno supporto da qualcuno che è già che ti può dare una mano, è molto difficile. Devi spendere molto più tempo che farei da solo, per esempio in questo caso con la Linea Più che aiuta i giovani, con uno supporto da un'azienda così conosciuta, aiuta tantissimo.